Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Io sono GlacierSphere e in questo video andremo ad affrontare una bella parte corposa in cui faremo la Mistralton Tower, il Monte Vite e arriveremo finalmente a Mistralopoli. Non so perché in italiano abbiano tradotto Mistralon City in Ponentopoli e abbiano tradotto invece Icirrus City in Mistralopoli, così a caso, non si sa bene. Detto ciò però, andiamo a vedere questa nostra squadra, come al solito, all'inizio di ogni video. Abbiamo Pinite, Nivanni, Unfezant, Oshawott, Krokorok e Pikachu. Siamo tutti in dolce attesa che Krokorok si evolva, però per adesso lasciamolo comunque lì perché ha 37, devono prima fare i livelli Pinite, Nivanni e Unfezant. Detto ciò quindi, iniziamo subito e vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video se l'avete gradito, se state gradendo la serie, anzi di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di questa parte che andremo ad affrontare e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi caricamenti. Ora, siamo nel percorso 7, nello scorso episodio abbiamo completato Ponentopoli battendo anche Anemone, la capopalestra. Qui avevamo già affrontato un po' di allenatori, così da portarci avanti, proprio nello scorso episodio, tutti questi già affrontati. E a questo punto andiamo ad affrontare la Mistralton Tower. Entriamo. Buongiorno. Questa sembra molto la torre Pokémon. I've never been to the top. I hope I will one day. Non è mai arrivato in cima e spero di arrivarci un giorno. Fai un desiderio quando arrivi in cima. Ce la puoi fare. Trainers will challenge each other in the tower. Gli allenatori si sfideranno l'un l'altro nella torre. E parte il processo per arrivare in cima. La Mistralton Tower ti dà il benvenuto. Scala fino in cima per ottenere il tuo desiderio. Andiamo. Allora, vediamo un po'. Non so nemmeno se ci possono essere dei Pokémon selvatici qui dentro, ma mi sa di sì. Andiamo con Nivanni al primo posto. Sei pronto per questo? Ci chiede la pupa. Assolutamente sì. Comandante capo Swadron. Perfetto, non potevo chiedere meglio. Forbice X e Swadron se ne va a casa. Addio, Swadron. Ok, non fair, mi spiace. Qui sotto non c'è nulla. E ci sono effettivamente Pokémon selvatici. Vediamo se esce qualcuno che ci manca. Litwick ci manca. Andiamo a prenderlo subito. Vi ricordo infatti che, come al solito, sto facendo un Living Dex in Pokémon Fire Ash. Quindi un Pokédex completo di tutte le varie forme evolutive, non forme alternative, ma forme evolutive, di tutte le regioni, da Kanto fino ad Alola. Ho già completato quello di Kanto, ho completato quello di Johto. Manca solo Wishmoor in quello di Hoenn, perché non l'abbiamo ancora trovato, non sa bene per quale motivo è introvabile per adesso Wishmoor. E abbiamo completato anche quello di Sinnoh. Fuga. Andiamo di altro Pokémon selvatico, un altro Purloan. Fortunatamente però la torre sembra abbastanza piccola. Sai chi sono? Ci chiede questo Pokéfanatico. Jude. Comandante capo Emolga. Emolga. Andiamo di lacerazione, dovrebbe comunque fare abbastanza male. Peccato, speravo in un brutto colpo. Dai. No. E invece mi ha paralizzato. Ah, acrobazia. Mannaggia. 4 per di danno e ci distrugge. Andiamo di Unfezant. Con attacco rapido. Ah, volevo fare attacco rapido, mi sono confuso. Vabbè. Mi ha paralizzato Unfezant, ucciso Nivanni, cioè, boh, distrutto tutti. Contro Herdier invece andiamo di Pignite, sperando che Herdier non abbia prepotenza, altrimenti non lo uccideremo in un colpo. Vediamo, si sì, ha prepotenza, peccato, allora molto probabilmente non lo uccideremo in un colpo. Infatti rimane a vita rossa. Retaliate ha fatto più male anche perché era morto nel turno precedente un suo alleato. You don't it, va bene. Anzi, you don't, non you don't it. Allora, andiamo a curarci un attimo la squadra, perché l'abbiamo presa un po' sotto gamba questa sfida. E infatti ci hanno tritato. Adoro il fatto che la difficoltà sia tornata un pochettino più alta rispetto alle regioni precedenti dove potevi andare avanti a occhi chiusi a momenti. Vai, sfidiamo anche lei. Sei qui per un desiderio? Assolutamente sì, cara psiche. Che mano a capo è il game? Bene, con Livani possiamo fare davvero il bello e il cattivo tempo contro quelli con il tipo psico. Sigilyph, psico volante, quindi conviene mandare Krokorok.
Ecco, io le sto registrando un po' in anticipo questi episodi, quindi se mi avete scritto quale mossa sia meglio tra Sgranocchio e Fall Play, mi spiace ma non posso ancora averlo letto perché le sto registrando subito dopo l'episodio precedente questo. Quindi quando lo leggerò poi lo cambierò. Allora, beh, mi hai tirato dentro, quindi io ti faccio Hit Crush. Ah, questo mi farà male, appunto. Beh dai, perlomeno ha tirato dentro un altro Pokémon che aveva bisogno di prendere punti esperienza. Solosis, cambiamo di nuovo Pokémon e mandiamo Livanni. E andiamo di Exissor. Perfetto, proseguiamo. Terzo piano. Allora, Full Gear siamo tutti a posto, giusto? Sì. Dovrei solo dare una super pozione qui a Pignite. E una pozioncina, dai, non facciamoci mancare nulla. Ok, si prosegue. Vediamo se al terzo piano cambiano i Pokémon selvatici, magari. No, abbiamo ancora Litwick. Fuga. E qui abbiamo una lotta in doppio. Dai, sfidiamoli in doppio gli allenatori se possiamo, così da velocizzare i tempi. Bryce e Bell. Anche se, a dire la verità, non ci corre dietro nessuno, eh. Cioè, non vedo perché dobbiamo velocizzare i tempi per forza. Allora, iniziamo con Xissor su Duosion e Assurance su Duosion, così da fare doppio focus in caso rimanga in vita. Ok, non è rimasto in vita. Leaf Blade. Oh, bello Leaf Blade, assolutamente sì, al posto di Razor Leaf. Assolutamente sì. E garanzia che è super efficace, ma ovviamente fa meno danno di un Exissor tirato con la stab. Eccoci qua. E li abbiamo battuti entrambi. No, Pignite, non puoi evolverti. Salve, sfidiamo anche lei. Sig. Allin, che manda in campo Litwick. Azz, questo è un problema. Questo è un problema per Livanni. Sì, è un problema. Andiamo con un altro Pokémon. Andiamo con Crow. Anzi, andiamo con Oshawott. Ah, fuoco fatuo. Mi ha bruciato. Andiamo di Surf. Svubat, contro Svubat assolutamente invece Croporok. Proprio preciso per lui. Andiamo di Fall Play. Boh, mi sembra strano che tolga così poco una mossa che è di base a 95 di danno. E è super efficace, è stab. Per me se il... L'avversario a poco attacco fa meno di 95 di danno. Mi sembra troppo strano che abbia. Che faccia così poco, davvero. Troppo, troppo strano. Ok, ci siamo curati, proseguiamo. Ah, andiamo qui sopra, andiamo a sfidare anche quell'ultima allenatrice. Altro Litwick. Fuga. Ah, lì sopra c'è un altro strumento, però attenzione, bisogna andare a prenderlo. Non si lascia indietro niente. Gotita. Felstringer. Così ci aumentiamo pure l'attacco per la prossima battaglia, per il prossimo Pokémon. Alomomola, infatti. Alomomola verrà triturato da Leaf Blade. Tenta di proteggersi, ovviamente solamente per allungare questa lotta, ma non può fare nulla. Livanni al 37. E si gode. Andiamo a prenderci immediatamente quello strumento. Altro Pokémon selvatico, vediamo chi esce. Sempre e solo Litwick. WhatsApp? No, uso Telegram. Mickey, che manda in campo Yamask. Ok, anche Yamask è un po' tosto. Però forse con Xissor riusciamo a fare qualcosa, no? No, comunque non molto efficace.
Nel Second Leaf Blade possiamo fare un po' più di danno. Ok, sì, colpo critico perlomeno. Poi Golett. Tipo Spettro Roccia, mi sembra. Quindi potrebbe prendere un bel danno da terremoto. Golettino. Andiamo di Earthquake. Ok, in realtà è un danno normale. Andiamo allora di Fall Play. Super efficace. Prendiamoci questo strumento, una iperpozione, non si butta via. E torniamo immediatamente lì per salire al quarto piano, mi sembra. Questo è già il terzo. Elkem? Ah, ce l'abbiamo già, ok. Pensavo di essere un Pokémon nuovo. Pensavo che fosse un Pokémon nuovo, non so più parlare. Andiamo avanti. Altra allenatrice. Qui abbiamo subito due strumenti. Uno tra l'altro in mezzo alla stanza, messo un po' così a caso. Dealing, che si beccherà un Felstinger. Ecco fatto. Più due di attacco. Gotita. Niente da fare, Gotita. Felstinger pure a te. E se ci fosse stato un terzo Pokémon, avrei voluto vederlo a combattere contro Livanni con più 4 di attacco. Avrei proprio voluto vederlo. Oh, un Pokémon. Un Golett. Attenzione, nuovo. Da prendere assolutamente. Vieni qua. Quick Ball. E qui dentro ci sono i Pokémon Spettro, effettivamente. Sono Litwick, Golett. Poi c'è Elgiam, che è tipo Psico, ma vabbè, dettagli. Non si può essere perfetti. Ok. Automatation Pokémon. Ah, non era la Pokéball, giustamente. Non poteva essere la Pokéball Golett, voglio dire. Ok, già che ci siamo, andiamo poi qui sotto a prendere quell'altro strumento. Ed ecco che esce di nuovo Litwick. Fuga. Salve. Cassandra. Oh, Swoobat può essere un po' un problema. Andiamo in Xissor. Ah, Aercat di nuovo. No, non devo farlo combattere contro i volanti, perché altrimenti perde sempre, davvero. Devo toglierlo immediatamente quando sono i Pokémon di tipo volante. Andiamo di Fall Play. E poi di Rock Slide. Attenzione, sostituisce il Pokémon, chi manda? Gotorita. Beh, full play. Addio. Livello 38 per Krokorok. Lasciamolo in campo anche contro Swoobat, sperando di poter attaccare per primi. No, attacca lui per primo. E fortunatamente non ci ammazza, però noi falliamo. Unlucky, mandiamo un Pheasant. E andiamo di attacco rapido. Così salgono entrambi di livello. Sia Pheasant che Krokorok. Ah no, Krokorok è già salito di livello, giustamente. Andiamo a darci una curata ai Pokémon. Di nuovo resuscitiamo Livanni, che si è preso un colpo fortissimo di tipo volante. Poi andiamo a fare un po' di super pozioni. Eccoci qui. A Pignite, a Krokorok. No, perché sei uscito? Vieni qua, ecco fatto. Anche un altro e una ad Unfezant. E siamo pronti per proseguire. Prima però ci tocca beccare questo Pokémon selvatico che ha un Solosis. Non l'abbiamo ancora trovato lui. Vai. Quick Ball. Abbiamo preso Litwick, Solosis e Golett in questa torre di Pokémon nuovi. Non male. Non male per niente. Tipo psico. Ecco, Solosis è uno dei Pokémon di quinta gen che mi piace. Ha anche un design interessante nelle sue varie evoluzioni. Fuga. Andiamo qui. Prendiamoci questo strumento, uno Spell Tag. E affrontiamo anche lui. Ricky, che manda in campo Elgiam. Beh, Elgiam poverino non potrà fare nulla. Nulla contro Xissor.
Questo non è giusto, mi spiace. Cosa devo dirti? Qui sopra non c'è nulla, quindi proseguiamo. Tutto era concentrato nella parte sottostante nella stanza. Cavolo, pure un Pokémon appena prima delle scale. Pensavo fosse un Pokémon incredibile che ci sbarrava la strada. Un po' alla Marowak di Pokémon Rosso Fuoco, invece è un Litwick. Ok, siamo sul tetto. Dobbiamo sfidare te? Quindi ce l'hai fatta ad arrivare fino in cima, eh? Tu potrai fare un desiderio. Ma l'ho già espresso per te. Ah. Beh, grazie. Cioè, tu con il mio desiderio mi hai dato un MT di merda? Va bene. E che ci vuoi fare? Vediamo se possiamo un attimo usare volo da qui per uscire direttamente dalla. Vediamo se può fare, sì, perché stiamo sul tetto, giustamente. Per uscire direttamente dalla torre senza fare di nuovo tutti i piani al contrario e sprecare repellente e roba varia. Torniamo direttamente qui e tanto siamo praticamente in 2 secondi di nuovo dove dobbiamo andare, qua. Siamo così, direttamente fuori dalla torre. Ci incontriamo un altro Pokémon selvatico che male non fa. Un Watchog. Fuga. Vediamo un po', eh. Infatti qui siamo ora fuori dalla torre. E si può proseguire solo da questa parte. Andiamoci. Altro Litwick. È vero, una zona invasa dai Litwick. Ok, si prosegue. Qui avevamo già battuto questi allenatori, compreso te, vero? No, non avevamo ancora battuto te, ok. Quindi ci eravamo fermati qui. Andiamo però in basso prima di continuare, eh. Ora battiamo questo Mickey, ovviamente. Andiamo di Leaf Blade. Sarà normalmente efficace, ma va bene comunque. Andiamo poi di Felstinger. Così da aumentarci l'attacco per la prossima battaglia. Simisage, perfetto, morirai malissimo, Simisage. Excessor. Attacco P2, addio. E Divani sale di livello. Deng, assolutamente. Allora, mettiamoci davanti ora Amphezant, direi. Così sale un po' di livello. E proseguiamo. Qui c'era questa strana parte. Molte persone qui usano Pokémon di tipo lotta quando combattono. È una tradizione. Ma non è più richiesto comunque. Ok. Io e il mio Tro vinceremo. Dopotutto abbiamo vinto lo scorso anno. Il Club Explosion happens every so often. Accade una volta ogni tanto. È divertente, ma non è niente di paragonabile alla Pokémon League. Club Explosion. Ok. Questi tra l'altro dicono le stesse cose che dicevano anche nell'altra parte. Qui troviamo dei Pokémon nuovi però. Gurdur. Non abbiamo ancora catturato Timbur, o sbaglio, che è la sua pre-evoluzione. Si troverà anche lui qua, magari. Vediamo un po'. Vediamo se riusciamo a prendere Gurdur con la Velox Ball. Perfetto. Quindi tenere davanti a un Amphezant conviene anche per il fatto che siano Pokémon di tipo lotta qui. Vediamo se ne trovo un altro di Pokémon. Facciamo come al solito tre tentativi. Quando sento che possono esserci dei Pokémon nuovi, mi conviene. Oh, Mianfu. Pokémon nuovo. Mianfu è carino come Pokémon. Non è tra i miei preferiti, sinceramente. Mianshao è molto bello esteticamente. Però non so quanto sia forte davvero, Mianshao. Però intanto prendiamoci Mianfu. Mianshao sarebbe la sua evoluzione, per chi non lo sapesse. O per chi non lo ricordasse. Ultimo tentativo, vediamo un po' chi ci esce. Scraggy. Scraggy lo dobbiamo prendere perché vi ricordo che il nostro Scraggy non conta. Quindi prendiamolo. Il ritmo con cui stiamo costruendo questo Livindex è assurdo comunque. Forse anche per il fatto che hanno smesso di farci trovare magari Pokémon di una generazione nella successiva. Se ben ricordate, cioè in Pokémon di Kanto, ad esempio, alcuni li trovavamo sulle isole Orange, alcuni addirittura a Johto, così come quelli di Hoenn, magari alcuni si trovavano a Sinnoh, cose di questo tipo. Ok, andiamo quindi a partecipare a questo Club Explosion. Vorresti entrare?
Il premio di quest'anno è un set di vitamine. Sì, dobbiamo, cioè, tecnicamente dobbiamo farlo. È obbligatorio, quindi fatelo. Per andare avanti, altrimenti non vi faranno andare avanti poi più avanti. Angus, che manda in campo semisaggio. Oh, ma che carino. Non usi un Pokémon di tipo lotta, ma comunque qualcuno contro cui è super efficace il tipo volante. Bravo, così si fa. Bravo, Angus. Un pro. Battiamo anche lei. Vabbè, questa è una parte molto veloce in realtà. Sono tre allenatori, credo. Semipur, ok. Andiamo anche qui di aerossalto. Due penso bastino. Acrobazia, va bene. Andiamo ancora di aerossalto. Perfetto, how dare you, va bene. E andiamo a sfidare l'ultimo allenatore di questo Club Explosion. Che manda in campo Tro, qualcuno che usa Pokémon di tipo lotta c'è effettivamente. Ed era quello che era fuori che diceva che avrebbero vinto lui e il suo Tro. Mi sa che non vincerete tu e il tuo Tro. Tra l'altro ha una difesa altissima, Tro. Però morirà come tutti gli altri contro il mio Fagiano. Montgomery, abbiamo vinto. E prendiamoci quindi il set di vitamine. Proteina. Ferro. Calcio, c'è il jingle una volta ogni due, zinco e carburante, anche un PP Max, ok. Abbiamo quindi completato anche questa parte del percorso e farei un altro paio di tentativi per vedere se c'è qualcosa di nuovo qui. Vediamo un po', Scraggy di nuovo, nope. Fuga, adesso c'è qualcun altro. Vediamo, vediamo, vediamo. Timbur. Ok, Timbur effettivamente è nuovo, quindi prendiamolo e direi che ci possiamo ritenere anche soddisfatti. Timbur. La sua evoluzione di cui non ricordo il nome in questo momento, un lapsus totale. Un vuoto di memoria totale, volevo dire. Con Keldur? No, con Keldur è la terza. Vabbè, la sua evoluzione comunque è Scranghi e Mienfu. Niente male, quattro Pokémon anche qui nuovi. Proseguiamo allora. Questa volta andiamo lungo il percorso. Altro Pokémon nell'erba alta, vediamo chi troviamo, un altro Watchog. Già preso, già visto, già fatto. E qui ci dobbiamo ributtare nell'erba alta con un altro allenatore. Elmer, che manda in campo Lipard. Ne andiamo di volo. Volo potrebbe essere anche abbastanza per ucciderlo in un colpo, non ha molta difesa questo Pokémon infatti, è molto molto fragile. Poi Swoobat, contro Swoobat manderò Krokorok. Dai, prima o poi si evolverà in Crocodile, forza, forza. Allora, Fall Play. Niente, non muore. Cioè, è incredibile come non muoia con un Foul Play di Krokorok. Watchog, ok. E invece Watchog muore e non è manco super efficace. Certo, è un brutto colpo, ma non era manco super efficace. Vai, Foul Play. Perfetto. Nice. Proseguiamo. Vediamo cosa c'è qui intorno. Qui sotto non penso ci sia null'altro, vero? Fatemi andare a vedere bene. C'è un altro Purloin, ma non è un problema. Cioè, non è un problema, non ci interessa. Qui non c'è nulla, non c'è nulla nemmeno di invisibile. Proseguiamo allora. Qui non c'è niente, si dovrà entrare da qualche parte qua. No, si sale. C'è un avventuriero. Sei preparato per attraversare la montagna? Che siamo arrivati al Monte Vite? Mi sa di sì. Lui manda in campo Boldore e io ho fatto una cavolata a tenere davanti a Pheasant. Cambiamo Pokémon e mandiamo Oshawott. E andiamo di Surf. Dannato vigore. Godo che fa il Nidorok Slide. Acqua Jet. Poi Gurdur, tipo lotta, stavolta invece rimandiamo a Pheasant.
E usiamo volo, perché mi sa che un aereo assalto non basta. Perché Gurdur ha un bel po' di difesa. Perfetto. Forse sei preparato, dici? T'ho appena sdrumato. Qui niente, nessuno strumento invisibile. E questo è il Twist Mountain, Monte Vite. Entriamo. E curiamoci un attimo i Pokémon prima di proseguire. Perché questo sarà un dungeon abbastanza lungo e impegnativo, quindi vediamo un po' di riuscire ad uscirne indenni. Mettiamo davanti l'altro Pokémon che si deve allenare, ovvero Pignite. E Krokorok, nel caso in cui ci fosse una lotta in doppio. Andiamo. Allora, proviamo ad andare prima a nord, poi andiamo verso sud. Vediamo cosa c'è qui. Qui abbiamo un allenatore, Nestrae. Ok. Qua bisogna avere un metodo per esplorare tutto perché altrimenti potremmo perderci, eh. Dannato Excadrill. Prenditi un lanciafiamme addosso. Super efficace, si gode. Altro lanciafiamme. Buono, buono, buono. E il primo allenatore è andato. Qui abbiamo subito un vicolo cieco con un altro MT. Psycup, quindi in questa parte abbiamo preso due altre MT. Garanzia e Psycup, forse Psikamisu, l'hanno tradotto in quel modo. Poi ricarichiamo un attimo il povero Pignite qui, con una super pozione e una pozione. E andiamo a sfidare anche questo allenatore. I'm a long way from base. Ok. Va bene, caro avventuriero Darrell. Che va nel campo Wubat. Lanciafiamme, anzi no, lanciafiamme. Hit Crash dovrebbe tirarlo giù. In un colpo, infatti. Poi Boldore. Contro Boldore mandiamo Oshawott. E andiamo di Surf. Iron Defense, non ti servirà nulla. Acqua Getto. Poi Gurdur. Contro Gurdur invece mandiamo il buon Unfezant. Con volo. Perfetto, abbiamo battuto anche il secondo allenatore di questa zona. Prima di entrare lì, diamo un'occhiata se qui c'è qualcosa, magari strumenti invisibili. No, vero? Niente. Magari nel muro? Neanche. Ok, quindi si può andare solamente da questa parte. Quindi andiamoci. Siamo sempre al terzo piano della Monte Vite. E qui incontriamo un Boldore da catturare. Non l'abbiamo ancora preso. Vai, Quick Ball. E se catturiamo lui, Pignite sale anche a livello 38. Godo. Buono, buono, buono. Pokémon grezzo, Pokémon minerale. Ovviamente non si può evolvere, Pignite. Sfidiamo questo avventuriero. Terzo avventuriero del Monte Vite. Con Swoobat, ok. Ok. Qua conviene cambiare Pokémon però contro Swoobat. Mandiamo Krokorok. Perché se ci prendiamo un aerosolio contro con Pignite, cioè, è anche probabile che ci sciotti. Fortunatamente è andato di Assurance, non si sa bene per quale motivo. Si è andato di Assurance. Andiamo di Fall Play. Ok, e poi Rock Slide, sperando che non missi. Perfetto. Livello 39 per il nostro Krokorok. Niente male. E ancora non si evolve. Vediamo qui sopra cosa c'è. Uno strumento e una via d'uscita. Boldore l'abbiamo già preso, quindi possiamo far fuga. Prendiamoci lo strumento. E diamo un'occhiata a cosa c'è nell'altra parte, però, prima di andare via da qui. Drillbur nuovo. Prendiamolo subito.
il dannato Drillbur. Cattura critica, bene, era destino. Anzi, sarebbe stato meglio se fosse stato contro Excadrill, la cattura critica. Però intanto prendiamoci anche il Pokémon Talpa. Il buon Drillbur. Drillbur. Non so più parlare. C'è un altro allenatore lì. E un altro Drillbur qui. Wow. Vai. È qui per aumentare il suo spirito. È uno psiche, ok. Allora capisco. Andiamo di Heat Crush. Dato che non ha difesa, questo Pokémon va giù come niente. Poi Musharna. Contro Musharna andrei di Levanni. Vediamo se riusciamo a one-shottarlo con una Forbice X. Di pochissimo. Peccato, peccato davvero. Andiamo di Lacerazione e tiriamolo giù quindi. Non uso Fire Stinger perché tanto la lotta è finita. Focus, va bene. E qui si esce. Strumentino invisibile lì dentro, magari? Nope. C'è nope. Vediamo. Sì, infatti c'è una Rare Candy. Allora, usciamo da qui. E non si può più andare sotto. Vediamo se questo è un vicolo cieco. Get in the zone. Se no, torniamo indietro dall'altra parte. Pro? Davvero? Tipo lotta. Andremo di lanciafiamme. Ah, cavolo, quanta difesa ha! Torno throw. Andiamo a Pheasant. Aumenta attacco e difesa lui. Andiamo di aerossalto. Vendetta, mi farà malissimo. Ok, altro aerossalto. E tiramolo giù. Pericolosissimo questo Tro. Però mi ha fatto salire di livello entrambi i Pokémon. Grazie. Ovviamente no, non ti puoi evolvere. Diamo ancora una curatina ai Pokémon, già che ci siamo. Eccoci qui. Perfetto. E diamo un'occhiata qui. Vediamo se è un vicolo cieco. No, di qua si prosegue, altro che vicolo cieco. Andiamo allora dall'altra parte prima. Andiamo di qui. Incontreremo un paio di Pokémon selvatici, va bene, l'ho già messo in conto. Oh! Ho fatto bene a non mettere il repellente. Guarda che bellezze stanno saltando fuori. Usiamo una Quick Ball. E abbiamo preso Excadrill. Abbiamo preso sia Wilbur, no, Drillbur, scusatemi, che Excadrill nella stessa puntata a distanza di pochissimo tempo. Tutti e due raccattati. Ecco, vediamo qui cosa c'è. Strumentino no. Ecco, qui infatti si esce da un vicolo cieco, perfetto. Quindi andate prima qui voi. Fate questa cosa qui dal vicolo cieco e poi andate dall'altra parte. Krokorok contro Pinite. Ok, mi ha abbassato pure l'attacco. Allora andiamo di lanciafiamme. Che cacchio però. Mi abbassa l'attacco, poi me lo alza, poi mi confonde, fa tutto lui. Full play, ok. Bravo Pinite, non confonderti. L'avversario è quello lì. Palpitoad contro Palpitoad, Levanni, tutto tuo. Leaf Blade. Ed infine Clang, tipo acciaio. Contro Clang manderei Krokorok. Con un bel terremoto. Vai, Earthquake. E poi Brick Break. Ecco qua, cerchiamo di distribuire bene tutta l'esperienza che otteniamo. Qui c'è una Duskstone. Ok, abbastanza inutile. A questo punto del gioco, come ogni altra pietra evolutiva, dato che le puoi comprare già da parecchio tempo. E i soldi, a quanto pare, in questo videogioco non sono un problema. Da un certo punto in poi, anzi, ero arrivato al massimo dei soldi, vi ricordate che ho dovuto spenderli un po' perché altrimenti non li guadagnavo più. Ok, e si prosegue attraverso il Monte Vite.
Siamo sempre nel terzo piano, affrontiamo quest'altro avventuriero. Rob, tu sei Rob? Andiamo di Brick Break. Iron Defense, va bene. Brick Break di nuovo. Poi Boldore. Mandiamo in campo Oshawott. Che si prende un po' di punti esperienza anche lui. Era quello di livello più alto, adesso l'hanno raggiunto, giustamente. Ho evitato di usarlo per un bel po' di tempo. Andiamo di Surf. Boldore non ha difesa speciale, ha molta difesa. Quindi con Surf lo si tira giù molto facilmente. Sperando che non abbia quella fastidiosissima abilità di nome Vigore. Fortunatamente questi tre non ce l'avevano. Livello 40 per Oshawott, che mantiene la sua dominanza di livello su tutti gli altri. Fiero Oshawott. Questo mi sa di strumento invisibile, e infatti. Hyper Potion. Drillbur. Via. E già che ci siamo, diamo anche una super pozione a Pignite. Ecco fatto. Qui. Niente, strumento. Allora, qui abbiamo un bivio. Si può andare in basso o a destra. Proviamo ad andare in basso, vedere cosa si esce in basso. Ah, si va al secondo piano. No, proviamo a rimanere al terzo, allora. Andiamo così. Ah, qua, perfetto, c'è un vicolo cieco. Perfetto, allora si va al secondo piano, senza problemi. Gurdur già ce l'abbiamo, altrimenti avremmo potuto catturarlo qui. Strumentino? Nope. A questo punto usciamo. Andiamo al... Oddio, usciamo. Andiamo al secondo piano. What? Gigalith? A livello 29? Va bene. Non mi lamento se riusciamo a prendere Gigalith e a completare quindi la linea evolutiva di Roggenrola. Ok, ragazzi, ottimo davvero. Livello 40 pure per Pignite. Tipo roccia. No, non ti puoi evolvere. Niente male. Ed ora siamo al secondo piano. Abbiamo uno strumentino qui da prendere. Proteina. Poi si esce di qui. Ok. Diamo prima un'occhiata a questa parte. Abbiamo uno strumento. E un karateka. Essendo un karateka, io metterei davanti un Pheasant. Vediamo di sfidarlo. Teppei si chiama lui, va bene. Ecco, Soku dovrebbe avere un po' meno difesa e un po' più di attacco, se non sbaglio, no? Vediamo. Rispetto a Tro, e infatti. Gli abbiamo fatto malissimo con Aero Assalto. Un volo l'avrebbe shottato, sicuro. Ok, vediamo un po'. E di qua si va avanti. Di qua si va avanti di sicuro. Qui c'è magari uno strumento invisibile, eh? Nope. Allora, andiamo a vedere prima nel vicolo cieco. Quindi saliamo. Ah, okay, di qua è un vicolo cieco. Non c'è nulla. Allora entriamo in questa caverna perché anche di qui non c'è niente, giusto? Esattamente. Secondo piano. Siamo sempre nel secondo piano. Metterei davanti a questo punto Rivanni. Darei una super pozione ad Unfezant. E proseguiamo. Qui non c'è nulla. Ah, davvero, c'è un Kubchu selvatico, carino. Fuga. Strumentino qui, nope. Si può solamente salire, quindi. Fuga. Altro strumento lì e poi si va a destra. Ok, mi sa che abbiamo preso forse tutti i Pokémon selvatici che possono esserci in questa zona, dato che escono sempre solo gli stessi. Diamo ancora un 4-5 encounter di bonus. E poi andiamo a dire Repellente se sono davvero sempre gli stessi. Metal coperta. Ormai inutile perché tutte le evoluzioni con metal coperta le abbiamo fatte. Ah, qui c'è un'infermiera, mi cura? Grazie. Più che altro per i pipi delle mosse, comoda questa cosa. Andiamo a prenderci quello strumento. E qui abbiamo due entrate.
Andiamo di Leaf Blade. Buono, buono, buono. Excadrilla. Tipo terra, acciaio. A questo punto io ci andrei sempre con Pinite. E ci andrei con Heatcrash. Ok, fanno più o meno male uguale ad Excadrill, sia Heatcrash che Lanciafiamme. Oddio, forse no, gli fa un po' più male Heatcrash, credo. Prendiamoci questo strumento, Ultra Ball. Fa sempre comodo, no? Specialmente contro i leggendari quando bisogna spammarle. Ecco fatto, ricarichiamo il nostro buon Pinite. E andiamo a questo punto prima a vedere qui, però. Perché finora la struttura è stata, prima tirano la via secondaria barra vicolo cieco e quella successiva invece quella vera. Vediamo qui. Qui si può saltare giù, va bene. Penso che a questo punto saltando giù si entri semplicemente dall'altra entrata. Strumentino, sì. Qui abbiamo una Stardust. Qui, nada. Qui, nada. E ci sono un po' di strumenti invisibili in questa zona, quindi state attenti, eh. Se ne trovate altri, scriveteli pure nei commenti se volete. Anche se immagino sia un po' difficile indicare esattamente quale sia il posto. Oh, Jesse James! E Team Rocket, finalmente! Possiamo catturare tutti i Pokémon che vogliamo, senza nessuno che ci fermi. O meglio, possiamo rubare tutti i Pokémon che vogliamo. Sembra quasi un sogno diventato realtà. Vi volete concentrare voi due? Questo è per il boss, non per qualche nostra vacanza. Non some vacation, vabbè. This is for the boss, not some vacation. Keep searching, continuate a cercare. Ah, sembra che il nostro sogno sia in ostaggio. O si debba trattenere Isonold. Debba aspettare. Ecco, non sia in ostaggio. Non so perché abbia detto quella roba là. Contro Wubat non dovevo mandare Rivanni, però. Mandiamo Crocroc. E sappiamo che questo Wubat è temibilissimo. Air Slash. Guarda che danno che fa. Fa tanto danno quando, come se fosse uno Swoobat. E resiste come se fosse uno Swoobat. Guardalo lì che fiero. Chissà quando si evolverà diventerà una bestia. Poi Yamask, tipo spettro. Lasciamo Crocroc. E andiamo di full play. Ok, mi trasforma l'abilità in mummia, ma va bene. E si rimane con un PS, il PS del godimento. E Team Rocket esplode ancora. Addio. Ora fatemi un attimo curare il buon Crocroc. Ecco fatto. Strumentino qui. Nope. Prima però di andare avanti di là vorrei andare a vedere cosa c'è da questa parte. Un altro Excadrill, davvero? Fuga. Oppure diamo un'occhiata prima di lì, effettivamente. Già che ci siamo. Vediamo se qui è un vicolo cieco oppure no. Così almeno sappiamo se poi dobbiamo tornare qua. Qui c'è un vicolo cieco, perfetto. Mi sa che a questo punto tiro il repellente, eh. Però abbiamo una Full Heal qui dentro. Ultimo encounter. Se è qualcuno che abbiamo già, tiro il repellente. Perfetto, Boldore, quindi tiro il repellente. Fuga. Bag. Max Repel. Eccoci qui. Oh, pace e tranquillità. Qui troviamo una Stardust. Revive. Diamo un'occhiata se sono strumenti invisibili che ormai potrebbero essere ovunque. Affrontiamo questo avventuriero. Ha recentemente trovato un fossile lui. Quindi che avrà Tortuga o Arcan? No, Drillbur, così a caso. Va bene. Va bene, aspettavo un po' come un fossile. Parli di fossili. Oh, e siamo sulla cima della montagna. Moonstone, va bene. Tu non mi sfidi? Non vedo molti viaggiatori attraversare questa zona. Ok,
Don't get caught under any rock slides, non farti travolgere da nessuna frana. It's more paperwork for me, sarebbero molte scartoffie per me, giustamente, il tipo dell'assicurazione, immagino, no? Vediamo se c'è uno strumentino qui. Niente, davvero. Ah, ok, qui c'è una Stardust. Là sopra ho visto che c'è l'entrata in una caverna, eh. Attenzione, ci stanno lavorando da un po' di tempo per arrivare a entrare in questa caverna. Ci ha detto quel tipo. Piano piano esploriamo bene questa zona. Salve. Ah, solo agli addetti ai lavori, solo gli impiegati qui dentro. Ok, a questo punto entriamo qui dentro. Vediamo cosa c'è qui. Strumentino, nugget. Molto volentieri. Allenatore. Hiker Rich, che va nel campo Gurdur. Beh, Gurdur adesso si prende una bella fendifoglia in faccia e sta zitto. Ecco qua. Eh sì, bulkappati pure, che tanto adesso crepi. Perfetto, Boldore. Lasciamo i divani. E andiamo ancora di fendifoglia. Dai, dai, è andato vigore. E poi Felstringer, così, per sport, tanto gli è rimasto solo un HP. Perfetto. Sì, ne voglio un altro di repellente, grazie. Qui si va in un'altra zona, quindi aspettiamo un secondo. Qui dentro troviamo una Ultra Ball invisibile. È pieno zeppo di oggetti invisibili, ragazzi. Allora, vediamo cosa c'è qui. Ah, si esce in Cirrus City, perfetto. Quindi andiamo a prendere l'altra zona segreta, allora, cioè l'altra zona secondaria. Tanto con il repellente ci mettiamo 2 secondi, e sapendo già dov'è, ci mettiamo davvero pochissimo tempo. Basta tornare indietro di qui, andare da questa parte, e ci siamo già praticamente. Così da non lasciare indietro nulla. Ecco fatto, si passa di qui, e si entra in questa zona qui che non avevamo visitato. Vediamo se c'è uno strumento invisibile qui. Allenatrice, ah, una bella zona questa, eh? Una bella zona, sì, altro repellente. Ci eravamo saltati una bella zona secondaria, alla faccia. Sfidiamo questa allenatrice, prendiamoci quello strumento e poi andiamo in entrambe le zone. Vanillish, ecco questo mi fa cagare di Pokémon. Questo è un Pokémon che non ha alcun senso. Brutto Maonna. Andiamo di Pignite. E andiamo di Lanciafiamme. Anzi, Heat Crash, meglio ancora. Così lo distruggiamo quel ghiacciolo di merda. Poi Gotorita. Mandiamo Krokorok. Sperando che prima o poi si evolva. Attenzione, agonismo. Ok. Ed ora Duosion, lasciamo tranquillamente il nostro Crocoro che andiamo ancora di full play. Yeah! E si evolve a 40, ottimo! Abbiamo finalmente anche il nostro Crocodile in questa parte. Eccolo qui, fiero. Anzi, fierissimo. Quindi possiamo prenderci questo strumento, Etere, ed andare ad esplorare. Vediamo qui. Perfetto, vicolo cieco in cui abbiamo anche un ferro. E qui invece un pipiap. E siamo soprattutto qui. Siamo proprio in cima. Non penso ci si possa fare niente qui sopra, quindi torniamo giù. E a questo punto andiamo
direttamente all'uscita. Non so se usando una fune di fuga ci riporti all'uscita giusta, perché tecnicamente noi siamo entrati e usciti da lì, dalla fine del monte. Avete presente? Siamo usciti e abbiamo letto Icarus City e siamo rientrati. Quindi non so se la fune di fuga ci porti lì per non rischiare che ci riporti all'inizio, semplicemente me la faccio a piedi e via. Eccoci qui. Semplice e veloce. Tanto poi da qui è abbastanza lineare. Ed eccoci qui. Siamo arrivati quindi a Mistralopoli, Icarus City. Come indica anche quel cartello che in realtà su cui c'è scritto in realtà Montevite, ma dettagli. Most of the city lives up on the ridge to avoid all the rainwater we get. Ok, la maggior parte della città vive sul ponte, riccio, su delle palafitte, credo. Per evitare tutta l'acqua che gli arriva. Non usiamo più il repellente. Attenzione, mi sfida questo. Il tuo team sembra debole. Ah, grazie. Boh. Mandiamo in campo Crocodile. Proviamo il nostro nuovo Pokémon. La nostra nuova evoluzione. Intanto eliminiamo l'attacco. Flamethrower non ci fa niente e usiamo Earthquake. Super efficace. Chi era il team che sembrava debole? No, giusto per capire. Hitmore? Quanto mi dispiace. Terremoto. Ecco qua. Come osi? Ma come osi tu? Ma vaffanculo. Yeah, il crash di next time. Ti distruggerò la prossima volta. Ma a casissimo. Poi comunque, l'esplorazione di questa città io volevo rimandarla al prossimo video. Volevo solamente parlare con quel tipo per vedere se c'era qualcosa di interessante. Niente, questo non va mai giù di qua perché non vuole bagnarsi. A questo punto diamo una curata ai nostri Pokémon. Siamo arrivati a Mistralopoli. Abbiamo superato il Monte Vite che, come avevo detto, appunto è un bel dungeon abbastanza non complesso perché alla fine sono solo bivi, niente di che. Però comunque bello bello grosso. Vuoi vincere? Perché ho qualcosa per te. E questa ci dà una Black Belt, così come regalo per essere arrivati qui. A questo punto, come alla fine di ogni video, andiamo a ordinare per bene i Pokémon che abbiamo preso. Allora, Litwick, numero 607. Lo mettiamo vicino a Chandelure. O meglio, Lampent. Eccolo qui. Chandelure dobbiamo ancora catturarlo. Poi abbiamo Golett. Il 622. Quindi te ne vai, te ne vai, te ne vai qui. Poi abbiamo Solosis, o Solosis, che dir si voglia, che è il numero 577. Avete presente quando aprite il cellulare per guardare l'ora e poi vi dimenticate di guardare l'ora? Ecco, sono come me quando provo a vedere il numero del Pokédex di un Pokémon e non lo guardo in realtà. Questo è già al suo posto, mentre Gurdur 533. 533, quindi sei qui. Ok, già che gli mettiamo vicino Tiombur, eccolo qui. Così a posto. Poi il buon Drillbur, 529. Attenzione, 29, quindi forse qui? Perché sarebbe 24, 25, 26, 27, 28, 29. No, è strano. Molto strano. Ho forse sbagliato questo conto? No, 533 è giusto, 29, allora sei più indietro. È che questi sono tutti sballati, quindi un secondo. Questi sono giusti, vero? 24, 25, 26, sì. Sono andati al posto giusto. O il Boldore è andato al posto giusto da solo. Mienfu 619. Andiamo a portarlo via. 619, quindi 6, 12, 18, 19. Mettiti qui. Poi Scraggy 559. Quindi 46, 52, 58 e 59. Ed infine lui è a posto, 527 sia a posto, perché sarebbe 516, 22, 28, quindi tu sei il 27, giusto? Tu sei sbagliato. 530 è infatti 28, 29, 30, quindi tu che sei il 29 vai qui. Ok, abbiamo anche messo a posto tutto.
Audino, è giusto che sia qui? Sì, 530, 31, 32, 33. Stiamo già davvero riempiendo il Livindex, eh? Assurdo. E alcuni non li abbiamo tra l'altro ancora catturati, che sarebbero disponibili a catturare tipo Stunfisk o altri. Comunque, dato che questo video sta per durare praticamente un'ora, io lo finirei qui e vi ringrazio per aver seguito fino alla fine. Vi ricordo inoltre di mettere un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate voi di questo dungeon del Monte Vite, anche come fatto appunto nei giochi base, quindi in bianco e nero, e iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!